Coastal Care 2019, organizzato da Nuovosol, seconda edizione, tenutasi nei comuni di Castellabate, più precisamente presso Santa Maria di Castellabate, e il comune di Montecorice, più precisamente alla frazione Casa del Conte. Ci siamo sentiti in dovere sia come amministratori ma anche come cittadini di aderire con piacere a questa iniziativa della Nuovosol in modo trasversale, insomma anche tutta l'amministrazione comunale insomma, ha aderito e ha partecipato, e oggi siamo qua a pulire la spiaggia con convinzione, perché è un bene di tutti. Bay Arena poi ha un valore molto particolare, simbolico anche per noi. Beh, questi sono eventi che noi facciamo ogni anno in diverse spiagge d'Italia. È la seconda volta che lo facciamo qua nelle zone del Cilento, di Castellabate e Montecorice, e diamo una mano a tenere pulite queste zone che sono particolarmente belle, hanno un mare, delle spiagge stupende, per cui sono di sicuro interesse turistico, che è quello che poi interessa a tutto il Cilento, ma anche a noi nella Nuova, solo che ci occupiamo di affitti turistici. Vi occupate di affitti turistici, infatti l'abbiamo spiegato anche stamattina, anche l'anno scorso, quindi siete presenti in tutta Italia e in tutta Europa, vero? Sì, in tutta Europa, siamo una sede centrale in Danimarca, dopo abbiamo filiali in tutta Europa e siamo specializzati, in case vacanze. Oggi è una gran bella giornata per il comune di Montecorice. Innanzitutto ci tengo a ringraziare il dottor Bruno Carpinelli, responsabile dell'Italia meridionale di Nuovosol, che è promotore di questa importante iniziativa che riguarda la spiaggia Bay Arena di Casa del Conte, che è una tra le più belle spiagge di tutta la costa cilentana. Oggi cosa abbiamo fatto? Abbiamo attraverso l'aiuto di tanti volontari che sono intervenuti, abbiamo ripulito la spiaggia da tutti i rifiuti che le persone o il mare porta su di questa. Quindi abbiamo provveduto a raccogliere rifiuti, tubi, un gommone, plastica, vetro, e quindi questo serve da stimolo a tutti i cittadini per prevenire anche un importante problema che riguarda la costa, che è l'inquinamento, soprattutto dei mari.